invito ad alzarvi, invito già il gruppo di Secondiano a salire e credo che sia doveroso di iniziare questa serata con una preghiera al Signore. Vogliamo chinare il capo, chiudere gli occhi e vogliamo presentare questa serata dinanzi alla presenza di Dio che è presente in questo momento nel nostro mezzo. Padre, noi vogliamo ringraziarti come ancora in questo momento siamo dinanzi alla tua presenza, presentiamo questa serata nel palmo delle tue mani e chiediamo che ancora in questo tempo lo Spirito tuo Santo possa prendere il controllo di ogni cosa e con un cuore grato vogliamo iniziare nel nome di Cristo Gesù, benedetto in eterno. E iniziamo con il gruppo della Chiesa di Secondigliano. Amen. Quanti credono che il Signore è qui questa sera? Nella parola di Dio è scritto che dove c'è lo Spirito di Dio c'è libertà e noi lo vogliamo lodare con tutto il nostro cuore perché Lui è degno di ricevere la lode e l'adorazione e vogliamo dichiarare che Lui è il nostro Re. Amen. Thank you.
Sera si possono aprire i cieli su di noi, che la terra possa unirsi al cielo, che il coro degli angeli possa unirsi al coro del popolo di Dio e gridare insieme, dichiarare insieme che c'è un unico santo, che è Gesù Cristo. Il popolo di Dio questa sera lo vuole proclamare: tu sei santo, Signore, e che dalla terra possa salire una sola voce che grida: santo, santo, santo sei Gesù. Spirito di Dio si muove in mezzo.
La tua unzione, la tua benedizione in questo momento sulla vita di ognuno di noi, Signore. Gloria, lode al tuo nome, Signore Santo sei, Signore. Tutti gridiamo.
tuo nome, Signore Santo, sei, Signore. Cantando ad una sola voce, Santo, Santo, l'unico degno. Gli angeli si uniscono cantando ad una sola voce, Santo. Presenza, Signore, noi ti lodiamo, ti innalziamo, Signore. Tu sei il nostro scudo, la nostra certezza, tu sei la nostra sicurezza. Noi siamo qui per lodare e innalzare il tuo nome santo. Ancora in questo momento i nostri cuori sono arresi dinanzi alla tua presenza, dinanzi alla tua santità. Che ancora in questo momento la tua unzione, la tua presenza possa scendere copiosamente sulla vita di ognuno di noi, affinché possiamo lodarti, affinché possiamo innalzare il tuo santo e meraviglioso nome. A te l'onore, la gloria, la maestà. Gloria al tuo nome, Signore. Santo sei, Signore. Alleluia.
grazie. Amen. Alleluia. Grazie, Signore. Grazie della tua presenza, Signore. Grazie. Amen. Amen. Alleluia. Signore, lodato. C'è una dolce, meravigliosa presenza del Signore. Sapete, il problema di chi presiede una serata evangelistica è quello di cercare di mantenere i tempi, però diventa difficile, perché quando il Signore si manifesta e quando la sua presenza è presente in maniera tangibile nel nostro mezzo, non possiamo chiudere il tempo in cui il Signore sta operando, perché noi crediamo che ancora in questo momento il Signore ha toccato profondamente i nostri cuori attraverso la sua dolce, divina e meravigliosa presenza. Invito il gruppo di secondi ad accomodarsi. Grazie di come ci avete allietati con questi canti che innalzano e glorificano il Signore. Adesso il gruppo, secondo gruppo che presenterò, è un gruppo un pochettino particolare, un po' diverso da tutti gli altri, e ha anche due particolarità, però vi leggo una breve presentazione affinché potete accomodarvi e prendere posto vicino agli strumenti dove dovete suonare. Vi do una breve presentazione del gruppo Neapolitan Gospel. Il gruppo che stiamo per presentarvi fa parte di un progetto che nasce dal cuore di alcuni musicisti napoletani che volevano comunicare a quante più persone l'esperienza più bella della loro vita, l'incontro con Cristo. Come farlo? Utilizzando il dono musicale, mettendolo al servizio di questo progetto attraverso le melodie mediterranee, registrate alle frequenze naturali dell'universo e cantato in lingua napoletana. Sì, perché il napoletano è da considerarsi una lingua che si fonde straordinariamente con la musica, consentendo di esprimere in maniera profonda l'amore che Dio ha messo nei nostri cuori. Con brani tratti dal primo disco, Su Figli e Dio, a voi Napolitan Gospel. La seconda particolarità di questo gruppo, lo sapete qual è? Li accompagna un pastore torinese. Per questo l'ho conservato alla fine, il pastore Franco Bosio. Il gruppo Neapolitan Gospel. Questa sera vogliamo cominciare questo piccolo percorso considerando un aspetto importante della vita, l'abbraccio. Ci sono momenti nella vita dove ognuno di noi desidera un abbraccio, desidera sentirsi tra braccia sicure. E questo canto parla di questa esperienza. Vorrei chiederti di chiudere un momento gli occhi, se vuoi, e pensare che questo abbraccio, questa sera, puoi riceverlo dal Signore. Come dice questo canto, sto cercando te, ho bisogno di te, abbracciami, Signore. Abbracciami, Signore, e sto cercando a te. Ho già bisogno di te, che ci mani e dovrei. Abbracciami, Signore,
abbracciano, Signore, si mai a te. Solleva mamma, mo, fammi volare con te. L'abbraccio è un contatto importante per la salute emotiva della nostra vita, ma a volte abbiamo anche bisogno di parole, la parola giusta al momento giusto, parole buone che facciano bene al nostro cuore. E come dice questo canto, parlami Signore, mi perdo senza te. In questo mondo ci sono tante parole che a volte risultano poi essere solo chiacchiere, ma c'è una parola, la parola, che è Cristo Gesù il Signore, che può prendere per mano le nostre vite e può guidarci nella vera libertà. Parlami, Signore. Don't go cover
modo ricco parla, Signore. Questo coro cerca te. E allora parla, Signore, ma perdo senza te. Fammi contento e dimmi qual è la via che porta a te. Parlami, parlami. Parlami, parlami. Dimmi tu qual è la via che porta a te. A tutti quelli che lo hanno ricevuto, dice la scrittura, egli ha dato il diritto di diventare figli di Dio. Mi dicono che qui a Napoli l'espressione figli a Dio, scusate la pronuncia infelice, sembra essere usato per indicare persone favorite, fortunate. In effetti potremmo dire che c'è una mezza verità, nel senso che la scrittura ci insegna che figli di Dio si diventa per grazia ricevuta, favoriti dalla grazia del suo amore che attraversa i nostri cuori e restituisce speranza e benedizione. Così vogliamo farci accompagnare con questo ultimo canto che ci illumina su questa meravigliosa realtà, la possibilità di essere figli a Dio. Passato della vita mia lontana te.
chiavi. Salutarvi con questa frase che mi piace molto: insieme a te pozza accuncia sta vita mia. Quindi, insieme a te, grazie, pozza accuncia sta vita mia, arrenda a te, la voglia di innamora mia. Forse avete provato qualche volta, non so se qui ci sono amici, sono qui per la prima volta, magari hai provato ad aggiustarla tu, la tua vita, ma non è possibile. Il castigo per cui abbiamo pace è caduto su di lui, è l'unico che può aggiustare la nostra vita, ricostruire quello che il peccato ha distrutto, è Gesù. Così, salutandovi, vogliamo, per gli amici che sono qui per la prima volta, incoraggiarvi ad aprire il vostro cuore, perché lì dove magari vi siete sentiti soli, ecco, Gesù è qui e in queste serate sicuramente desidera incontrare il tuo cuore. Apriti a Lui e sarà un'esperienza straordinaria. Quello che non immagini accadrà nel tuo cuore. E una speranza nuova fiorirà nel tuo cuore, nella tua famiglia. Così l'augurio è che possiamo capire l'amore che Lui ci ha dato e come ci ha cercato. Grazie di cuore per essere stati con voi questa sera e Dio vi benedica, con l'augurio che con Lui possiate acconciare a vita vostra. Grazie. Insieme a te, forza con già sta vita mia, ma renna a te, te voglio lindo cuore mio, sempre con te, che mi accompagna questa via, non tremma più. Che oramai sono figlia di. Grazie per l'accoglienza, grazie a tutti. Grazie a Luciano De Felice per gli arrangiamenti, grazie a tutte le persone che stanno sostenendo questo progetto. Grazie a tutti. Grazie. Gloria, mi attira col suo amore, la sua parola mi sorprende, sussurrando al mio cuore,
la coscienza mi ricorda che ho bisogno del perdono. Chi è il re di gloria? La mia vita rendo a te. Re dell'universo, Signore dei signori, Principe di pace, principio e fine sei. Il mio spirito anela alla tua grazia e verità. E chi è il re di gloria? Figlio dell'uomo, figlio di Dio. Poderoso, re del mio cuore, re di gloria, il suo nome è Cristo, Gesù Cristo, Dio poderoso, re del mio cuore, re di gloria, chi è il re di gloria? Potenza e maestà, esaltato su ogni cosa, pieno di grazia e verità, re del cielo e della terra, egli è l'unico creatore, chi è il re di gloria, egli è tutto per me. Poderoso, re del mio cuore, re di gloria, il suo nome è Cristo, Gesù Cristo, Dio poderoso, re del mio cuore, re di gloria. Poderoso, re del mio cuore, re di gloria, il suo nome è Cristo, Gesù Cristo, Dio poderoso, re del mio cuore, re di gloria.
grande Osù, colui davanti al quale i monti tremano, il male fugge per la potenza del suo nome. Il grande Osù, colui che è, che era e che ha da venire. Oh,
Vi chiedo di aprire la Bibbia nel Vangelo di Giovanni. Vangelo di Giovanni, capitolo 8, un passaggio biblico che credo la maggior parte di noi forse conosce, è della donna adultera. Leggo dal primo verso fino al verso 11. Vogliamo alzarci così lo leggiamo in piedi? E Gesù se ne andò al Monte degli Ulivi, ma sul far del giorno tornò di nuovo nel Tempio. E tutto il popolo venne da lui ed egli postosi a sedere li ammaestrava. Allora i farisei e gli scribi gli condussero una donna, sorpresa in adulterio, e postala nel mezzo dissero a Gesù: Maestro, questa donna è stata sorpresa sul fatto mentre commetteva adulterio. Ora nella legge di Mosè ci ha comandato di lapidare tali donne, ma tu che ne dici? Or dicevano questo per metterlo alla prova e per avere di che accusarlo. Ma Gesù, chinatosi, scriveva col dito in terra. E come essi continuavano ad interrogarlo, egli si alzò e disse loro: chi di voi è senza peccato, scagli per primo la pietra contro di lei. Poi, chinatosi di nuovo, scriveva in terra. E quelli allora, udito ciò e convinti dalla coscienza, se ne andarono ad uno, cominciando dai più vecchi fino agli ultimi. Così Gesù fu lasciato solo con la donna che stava là in mezzo. E Gesù dunque, alzatosi e non vedendo altri che la donna, le disse: Donna, dove sono quelli che ti accusavano? Nessuno ti ha condannata? Ed ella rispose: Nessuno, Signore. E Gesù allora le disse: Neppure io ti condanno. Va e non peccare più. Amen. Possiamo accomodarci. Un passaggio che credo che forse una buona parte di noi che siamo credenti siamo a conoscenza di questa storia, di questo momento particolare che noi leggiamo nel Nuovo Testamento. Portarono questa donna davanti a Gesù. Vedete, la maggior parte di quelle persone che la portarono non perché si preoccupavano fondamentalmente della vita di quella donna, ma per cercare di mettere in difficoltà il maestro. E la portarono lì e gli dissero: questa donna è stata colta in flagrante adulterio. La legge dice che bisogna lapidarla, bisogna anche fare una considerazione importante, perché nella legge è scritto che anche l'uomo che aveva commesso adulterio doveva essere lapidato. Però gli portarono solo la donna perché volevano metterlo in difficoltà. Volevano metterlo in difficoltà perché se Gesù in quel momento usava misericordia verso quella donna, veniva meno a quella che era la legge. E se nello stesso momento lui la condannava, nel momento che la condannava, lui veniva meno a quello che era il messaggio di grazia che lui stesso stava predicando in quel tempo. E quella donna fu posta lì davanti al Signore, e perché loro volevano cercare di mettere in difficoltà il Signore attraverso quello che lui stesso insegnava, perché lui insegnava misericordia, in quel tempo lui insegnava il perdono, insegnava l'amore, e nel momento che insegnava l'amore e il perdono veniva meno a quella che era la legge che bisogna lapidare quella donna. E loro cercavano di creare un momento di difficoltà in quella che era la realtà di Gesù Cristo, in quello che era il suo ministero, in quello che lui insegnava in quel momento. E Gesù, attraverso quello che gli è stato riferito dagli scribi, dai farisei, si mise a scrivere per terra. Una delle interpretazioni che viene data in quello che lui ha fatto nel momento che ha scritto per terra è che lui in quel momento stava evidenziando i peccati di coloro che gli stavano davanti. Questa è una delle interpretazioni che viene data nella maggior parte delle volte che viene predicato questo messaggio biblico. Però io credo che nel momento che Gesù gli ha detto a tutti coloro che erano lì presenti: chi di voi è senza peccato, scagli la prima pietra, quelle parole hanno colpito profondamente il cuore di coloro che erano presenti, perché quelle parole in quel momento
ha dimostrato la loro nudità davanti al Signore, perché Gesù è colui che legge nel cuore di ognuno di noi. Gesù conosce ogni cosa della nostra vita. E in quel momento quelle persone furono toccate nel profondo dei loro cuori, perché la Bibbia dice che tutti hanno peccato e sono privi della gloria di Dio. In quel momento quelle persone si resero conto della loro condizione, del loro peccato, della loro mancanza davanti al Signore. E la Bibbia dice che ad uno se ne andarono via, rimase soltanto il maestro insieme a quella donna. E il maestro in quel momento, rivolgendosi alla donna, disse: dove sono i tuoi accusatori? E lei, tutta impaurita, tutta tremante, si guardò intorno e si rese conto che non c'era più nessuno che la stava accusando, non c'era più nessuno che in quel momento voleva lapidarla. E là c'era soltanto uno che aveva il diritto di poterla lapidare, ed era Gesù Cristo il Signore, perché Egli è Dio, perché Egli è il Signore, perché Egli è senza peccato, e Lui poteva tranquillamente lapidare quella donna, ma Gesù Cristo ha usato misericordia, perché Gesù è amore. Perché Gesù Cristo è venuto a liberare, a sanare, a guarire, a salvare. Perché Gesù Cristo ha dato una nuova possibilità a quella donna. Perché Gesù Cristo ancora in questo momento vuole risollevarti dalla tua condizione, dal tuo peccato, da qualunque realtà tu stai vivendo in questo momento, in questo tempo. Gesù Cristo è qui e vuole dare un'opportunità alla tua vita. E quella donna in quel momento era impaurita, era tremante, perché era consapevole che doveva essere condannata, perché la legge dice che bisognava lapidare tali donne, perché la legge dice che chi commetteva peccato doveva pagare il prezzo del peccato, ma Gesù Cristo è venuto ad adempiere la legge e Gesù Cristo ci ha mostrato l'amore, e l'amore perdona. L'amore ristabilisce, l'amore ancora in questo momento è presente nel nostro mezzo, perché Gesù Cristo è qui. E vuole dare una nuova opportunità a qualcuno che forse sta vivendo nel peccato, a qualcuno che in questo momento sta vivendo in una situazione simile a quella donna. Forse non sei in adulterio, ma forse sei lontano dal Signore. Forse in questo momento stai vivendo un momento di scoraggiamento, un momento di ansia, di paura. Ti trovi in situazioni avverse. Gesù Cristo stasera è qui nel nostro mezzo per darti una nuova opportunità, per liberarti, perché Egli è il Signore. Perché Egli libera, sana, guarisce, perché fa ogni cosa per coloro che si accostano a Lui con sincerità e con fede. E bisogna sottolineare anche un aspetto importante di questa donna. Questa donna non si è giustificata. Non ha detto: sì, Signore, io ho commesso adulterio, ma mio marito mi tratta male, mio marito non mi pensa, mio marito mi trascura, mio marito non mi ama più come una volta. Non ha cercato di giustificare il suo peccato e la sua condizione. Questo è importante, perché anche attraverso questo momento noi comprendiamo un insegnamento. Quando noi siamo mancanti davanti al Signore, è inutile che troviamo delle giustificazioni alle nostre mancanze, ai nostri peccati, ai nostri errori. Rivolgiamoci a colui che può aiutarci, a colui che in qualsiasi momento, in qualsiasi circostanza può risollevarci da quella condizione e da quella situazione. C'è un altro personaggio biblico dell'Antico Testamento che in questo momento mi viene in mente, ed è Davide, no? Davide, quando commise adulterio, quando gli è stato palesato il suo adulterio attraverso il profeta Natan, non ha cercato di giustificarsi, non ha cercato in quel momento di dire: sì, ho sbagliato perché è successo questo, è successo quest'altro. Non ha cercato di trovare delle scuse alla sua mancanza, al suo peccato, ma si è completamente arreso al Signore, ha detto: Signore, la mia vita è nelle tue mani. E questa sera il Signore sta parlando al cuore di ognuno di noi. Questa sera il Signore vuole darci una nuova opportunità. Vedete, i farisei volevano metterlo in difficoltà, perché se avrebbe usato misericordia si sarebbe messo contro la legge, se l'avrebbe condannata sarebbe venuto meno al messaggio di grazia che stava predicando. Ma Gesù è il Signore. Gesù legge nel cuore di ognuno di noi. Gesù conosce le nostre paure, le nostre ansietà, le nostre preoccupazioni. La misericordia di Dio ha incontrato la miseria di quella donna. Io circa 26 anni fa ho incontrato il Signore. Incontrare il Signore non vuol dire che l'ho incontrato da qualche parte, ci siamo conosciuti e abbiamo parlato. Incontrare il Signore vuol dire avere un incontro personale con Lui in maniera intima. Incontrare il Signore vuol dire arrendersi a Lui con sincerità e dire: Signore, entra nella mia vita, cambia la mia vita, trasforma la mia vita.
A circa 26 anni fa io ero un tossico dipendente, non mi vergogno di dirlo, perché lo ero. Ero un drogato, un eroinomane, un cocainomane, usavo psicofarmaci, sono stato in carcere. Chi mi vede adesso dice, non sembra, sembri un bravo ragazzo, ti mantieni anche in forma per l'età che hai. Almeno questo lo penso io, ma non lo so se è il pensiero di chi mi conosce, però cerco di mantenermi in linea. E circa 26 anni fa era la mia condizione, era la mia realtà che vivevo in quel tempo, ma ho incontrato colui che ha usato misericordia verso di me, colui che ha steso la sua mano verso di me. Quella donna era lì a terra, impaurita, tremante, perché era consapevole del suo peccato, della sua condizione ed era certa che la sua fine sarebbe giunta a breve. Ma Gesù disse, va e non peccare più. Dio la incontrò, la guarì interiormente, la salvò. E quel Signore che ha incontrato quella donna, ha incontrato me e ha incontrato tanti di voi che sono qui stasera nel nostro mezzo. La motivazione di queste serate, come è stato detto anche ieri sera dal pastore che ha predicato, non è quello di avere un bel tempo all'aria fresca, poter mangiare qualcosa in quella che è una realtà di comunione fraterna, di stare insieme. Queste sono cose importanti, sono cose che rafforzano i nostri rapporti intimi come Chiesa. Ma la motivazione che ci ha spinti ad avere queste serate, ormai sono 13 anni, che abbiamo a Versa Gospel, quella di poter predicare l'Evangelo di Gesù Cristo affinché la grazia di Dio possa raggiungere i cuori di coloro che sono lontani dal Signore, di coloro che sono lontani dalla sua grazia, dal suo amore, dal suo intervento. E il Signore questa sera è qui nel nostro mezzo e vuole toccare il tuo cuore, qualunque sia la tua condizione, qualunque sia la tua posizione, qualunque sia il tuo problema. Il Signore è qui e vuole cambiare la tua vita, vuole dare un senso alla tua vita, vuole trasformare la tua vita e vuole liberarti da ogni cosa che ti tiene oppresso in questo momento, perché Gesù Cristo è Dio! E cambia, libera, trasforma e dà un senso e uno scopo alla nostra esistenza. E stasera il Signore vuole incontrare il tuo cuore. E se sei qui per la prima volta o per le prime volte e desideri che Dio possa cambiare la tua vita, se si trovi in un peccato anche di adulterio o un altro peccato, Dio è pronto a guarirti, a sanarti e a liberarti, a purificarti da ogni peccato, perché Egli è il Signore, perché Egli libera, sana e guarisce e perché Egli ancora in questo momento è presente nel nostro mezzo e vuole dare un senso alla tua vita. Io ero completamente distrutto. Ero completamente allontanato anche dai miei familiari stessi, perché dovunque arrivavo io arrivavano i guai. Eravamo in due in famiglia, io e mio fratello. Mio fratello è morto perché l'alcol, la droga l'ha portato a una malattia epatica ed è andato con il Signore alcuni anni fa. È qualcosa che ha segnato il mio cuore, ha segnato la mia vita, però il Dio mi ha dato grazia di poterlo presentare davanti a lui e di poter parlare della grazia e dell'amore di Dio. E una settimana prima che Dio l'ha chiamato, siamo stati insieme, io e un altro fratello, abbiamo pregato, abbiamo interceduto e lui ha chiesto perdono e grazia al Signore. E questo è qualcosa che ha rincuorato il mio cuore, perché poi la vera vita non è questa, questa è temporale, ha un tempo, ha una fine, ma la vera vita è la vita eterna insieme al Signore per tutta l'eternità. Ma oggi se sono qui, e posso testimoniare che Dio è grande, che Dio libera, che Dio guarisce e che Dio ancora in questo momento farà un'opera nel tuo cuore e nella tua vita. Ho chiesto alla Chiesa di Giuliano un canto in particolare, un canto che amo molto in questo tempo. Non c'è un luogo più alto, più grande, di stare ai piedi di Gesù. Vogliamo alzarci? E l'appello di questa sera è chi è qui per la prima volta, per le prime volte, vieni qui, corri, perché Gesù cambierà la tua vita, perché Gesù trasformerà la tua vita. E chiediamo al gruppo di accompagnarci in questo canto e vi invito a venire qui davanti affinché il Signore possa cambiare la vostra vita questa sera, come ha cambiato la mia e come ne ha cambiate tante. Vieni qui, perché Dio è presente.
anche se ci sono credenti che stanno attraversando un momento particolare, il Signore opererà sulla vostra vita. Il Signore è potente da guarire, da liberare, da sanare. Il Signore può fare ogni cosa perché Egli è il Signore, perché Egli è Dio. Venite qui, so c'è qualcuno forse che sta pensando vado avanti, non vado, vieni avanti, perché questa è un'opportunità che Dio ti sta dando in questo momento per cambiare e trasformare la tua vita stessa. Venite avanti. Il Signore farà un'opera grande, un'opera meravigliosa. Sicuro sono le tue mani, dove niente mi può far del male. Mi perdonasti, mi accettasti alla tua presenza, mi rialzasti e io mi prostro ad adorarti. C'è un luogo più alto, più grande, che stare ai tuoi piedi, che stare ai tuoi piedi. Non c'è un luogo più alto, più grande, che stare ai tuoi piedi, che stare ai tuoi piedi. Alto. Non c'è un luogo più alto, più grande, che stare ai tuoi piedi, che stare ai tuoi piedi. Non c'è un luogo più alto, più grande, che stare ai tuoi piedi, che stare ai tuoi piedi. Voglio restare.
sia ancora al suo posto in questo, non andate via. Stendiamo le mani verso questi cari che sono qui davanti. Dio può cambiare la loro vita stasera. Dio può cambiare la loro storia. Invito i pastori che sono qui presenti a venire avanti per pregare e intercedere per i cari che sono qui. Intercediamo per loro, non andate via, non pensate ad altre cose. Pensate a loro in questo momento. Se sono qui è perché il Signore ha toccato profondamente il loro cuore. Se sono qui perché il Signore sta iniziando un'opera su di loro. E noi crediamo che questa sera il Signore li toccherà. Che questa sera il Signore cambierà, trasformerà.